sono Costanza. Questo è il nostro quinto appuntamento nella rubrica Uno sguardo alle stelle. Oggi siamo ospiti a Colonia Veneta alla Corte delle Giuggiole con Marisa qui a fianco. Grazie Costanza, ti ringrazio della tua venuta qui con Jerry. Questo è l'agriturismo con alloggio Corte delle Giuggiole. E, diciamo, è una vecchia stalla ristrutturata, è stata ristrutturata tanto tempo fa, era dei miei suoceri, poi insomma, è passata a mio marito e così abbiamo pensato di fare accoglienza e perciò oggi sono molto felice che tu sia qui con noi di accoglierti per questa tua puntata relativa alle stelle. Grazie mille. So che anche una serie di eventi, cosa fate nello specifico? Sì, precisamente noi siamo qui una sede dell'associazione FIUM, Local Community del Colognese Veneto, che appunto prende il nome da Colonia Veneta, e facciamo degli eventi legati molto alla stagionalità, ai prodotti, produttori e anche molto legati alle usi e tradizioni del nostro territorio. Ecco, qui si facevano i filò e quindi noi abbiamo ritenuto opportuno di continuare a farli in forma naturalmente moderna, diciamo fra virgolette, perché crediamo fortemente che ci debba essere questo passaggio delle tradizioni dal passato all'oggi. Grazie, grazie Marisa. Bene, allora riprendiamo il nostro incontro di cui oggi parleremo del segno dell'Ariete con il suo pianeta primario che è Marte. Specifico che l'astrologia che condivido è di tipo psicologico-evolutiva della scuola di Lidia Fassio. E il segno di cui parleremo oggi è il segno che da proprio l'inizio è il primo segno zodiacale e parleremo proprio di questo segno d'Ariete, cioè e del suo pianeta primario che è Marte. E prima di approfondire con le caratteristiche generali di questo segno, facciamo una breve panoramica di tutti gli altri segni. Dunque saltiamo l'Ariete perché tra un po' lo approfondiremo un po' di più. Toro. E partiamo con il segno del Toro, che è un segno di terra, è governato dal pianeta Venere, accorda ai nati del segno il senso della realtà, panoramica di tutti gli altri segni, che è la ricerca del piacere e comodità, l'attrazione per la bellezza e le arti e la sensualità. Gemelli. Il segno dei Gemelli è un segno d'aria, è governato dal pianeta Mercurio. Le caratteristiche principali dei Gemelli sono l'intelligenza, la comunicazione, l'apertura mentale, la curiosità, gli atteggiamenti relazionali, il senso del commercio e degli affari e l'adattabilità e la flessibilità. Cancro. Per il Cancro, che è un segno d'acqua, è governato dalla Luna e accorda ai nati del segno sensibilità, dolcezza, senso della famiglia, una natura affettuosa e tenera, un istinto materno, immaginazione e creatività. Leone. Per il segno del Leone, è governato dal Sole, esprime luminosità e accorda ai nati del segno la potenza, la fiducia in se stessi, l'ambizione, gli scopi elevati, il desiderio di riuscire e di brillare, il bisogno di affermarsi e la generosità. Vergine. Per il segno della Vergine, che è un segno di terra, i nati sotto questo segno avranno uno spirito analitico e logico, senso dell'organizzazione e dell'ordine, razionalità, controllo delle passioni, profondità, propensione allo studio e capacità intellettuali. Bilancia. Il segno della Bilancia è un segno d'aria. Il suo pianeta è Venere,
I nati del segno avranno il senso estetico sviluppato, il senso dell'equità e della giustizia. Sono alla costante ricerca dell'equilibrio, la precisione, la misura, il romanticismo, l'armonia e la socievolezza e il desiderio amoroso, la pace e la conciliazione. Scorpione. Per lo Scorpione, che è un segno d'acqua, è governato da Plutone, che è il dio dei morti, è il segno che esprime l'inconscio, la profondità della psiche, la ricchezza, l'occultismo, la sessualità, il bisogno di sedurre, la passione, l'appetito sessuale, il gusto per le scienze occulte e la ricerca di risposte alle questioni esistenziali. Sagittario. Per il segno del Sagittario, che è un segno di fuoco, essendo dominato dal pianeta Giove, il segno esprime la potenza, la tensione verso il cielo, gli alti scopi e l'elevazione dell'anima, la rapidità e la riuscita. Accorda ai nati del segno il gusto dell'avventura, la mobilità, il bisogno di sperimentare e scoprire, l'attrazione per i paesi stranieri, l'entusiasmo e la sete di conoscenza. Capricorno. Per il segno del Capricorno, che è un segno di terra, è dominato dal pianeta Saturno. Accorda ai nati del segno l'ambizione, la voglia di riuscire, la perseveranza e l'assiduità, la profondità e la capacità di analisi e la spiritualità, l'indipendenza, la solitudine e la capacità di rinuncia. Acquario. Per il segno dell'Acquario, che è un segno d'aria, il suo pianeta è Urano e esprime l'idealismo, l'altruismo, gli scopi elevati, la circolazione dell'energia. Accorda ai nati del segno l'indipendenza, il bisogno di esplorare, il desiderio di uscire dai sentieri battuti, originalità, libertà, atteggiamento da avanguardia e capacità di progresso. Pesci. Per il segno dei pesci, il suo pianeta è Nettuno, è associato all'acqua e alla dualità. Accorda ai nati dei pesci il bisogno di evasione, la sensibilità, la profondità interiore e la ricchezza dell'inconscio, la prevalenza dell'immaginazione sulla realtà e la medianicità. Ariete. Ora parliamo del pianeta Marte, che è il primo pianeta che incontriamo quando veniamo al mondo. È il più vicino al Sole ed è un nostro pianeta personale che ci aiuta alla formazione dell'identità, insieme a Mercurio che discrimina e Venere che è legato al desiderio di scelta. Il suo compito è quello di aiutarci ad affermarci nel mondo e di trovare la forza e la volontà. Senza forza è difficile vivere e ancor più agire la propria volontà. È il pianeta dell'Ariete ed esprime vitalità, energia, volontà, coraggio. Sono tutti elementi che servono per dare una spinta, per iniziare, a volte anche per affrontare un rischio. Altrimenti si rimane in una zona di comfort, che è una sicurezza paralizzante. Aiuta a trovare la forza per uscire dalle abitudini. Se non prendiamo in mano la nostra vita, non succederà mai nulla. Certo, bisogna fare considerazioni rispetto alla realtà. Dobbiamo cercare qualcosa che dà motivazione, indipendentemente dall'esito. Bisogna imparare a riconoscerlo ed attivarlo quando serve. Aiuta a combattere per i propri obiettivi. Fisiologicamente Marte corrisponde alla muscolatura. Il segno dell'Ariete va dal 21 marzo al 20 aprile circa. È il primo segno dello zodiaco ed è un segno di fuoco. L'Ariete dice: io esisto. Il fuoco dà inizio a ogni cosa. È un'energia aggressiva e dirompente.
in Ariete, che dà proprio inizio alla vita, in Leone, che prende le energie per trasformarle in consapevolezza di sé e creare, e in Sagittario trasforma l'energia in un viaggio alla ricerca dell'ideale e del senso delle cose. Tutti i segni di fuoco dovrebbero dare un senso a questa energia. E cosa importante per il fuoco è appassionarsi. Ha bisogno di passione, ha bisogno di innamorarsi delle cose. È l'elemento in assoluto il più creativo, è collegato all'intuito, è quella parte che emerge all'improvviso, senza tenere conto delle emozioni e sentimenti. La corrispondenza stagionale dell'Ariete è l'inizio della primavera. La natura è condizionata da un grande slancio verso la vita e lo sforzo compiuto da ogni germoglio per erompere dalle zolle o dai rami richiede aggressività e audacia, disprezzo del pericolo, favorito anche dall'incoscienza e dalla mancanza di riflessione. Essendo il primo segno dello zodiaco, il suo compito è quello di affermarsi e di portare a termine il suo viaggio, che sarà un viaggio eroico, perché deve affrontare la vita consapevole dei pericoli. È il segno più attivo dello zodiaco, spirito combattivo e capacità di comando. L'Ariete simboleggia l'aggressività, l'audacia, l'impazienza, l'incoscienza e l'irrazionalità, ma anche coraggio, forza di volontà, intraprendenza. Ma nella vita deve affrontare mille peripezie, perché tende a non imparare delle sue esperienze e a dover ripetere tante volte gli stessi errori. Il suo potente impulso è staccato sia dal mondo del pensiero che da quello del sentimento, e per realizzarsi deve imparare a riconoscerli entrambi, altrimenti brucia tutto ciò che tocca in un attimo, restando con in mano solo le ceneri. Il suo viaggio consiste proprio nel mettere ordine nei suoi impulsi e infine nel trovare uno scopo e una direzione. Durante il suo percorso si scontra spesso con un tiranno, colui che detiene l'autorità. L'Ariete si batte sempre con l'autorità esterna, perché il suo compito consiste nel trovare una disciplina interna. Ha bisogno di una conquista difficile, una sfida che lo faccia sentire vivo, attivo e forte. In caso contrario si sente bloccato, imprigionato. La difficoltà lo stimola a trovare gradualmente una strategia e in questo modo imparerà ad usare in modo appropriato la sua aggressività. L'Ariete troverà coraggio, lealtà, determinazione e forza solo in vista di un nemico da sconfiggere, che è sempre interno però, anche se viene proiettato e quindi materializzato attraverso figure esterne. Deve sviluppare un senso di forza, una capacità di dirigere la propria vita con autorevolezza e determinazione. È dotato di capacità di combattere e di incoscienza. È un ambizioso, ama comandare, vuole essere un capo, ma per esserlo deve trasformare l'aggressività inutile in forza canalizzata, trovare determinazione, obiettivi, scopi e soprattutto pazienza, altrimenti tutto si ferma a mezze iniziative, senza costrutto. Poiché è un segno prettamente maschile, c'è da integrare la sua parte femminile, che è presente nel forte istinto e nell'intuizione, e che usa inconsciamente, ma poi non riconosce e non integra. Soprattutto trovare una stabilità che gli consenta di impegnarsi in qualcosa in cui crede, trasformare la sicurezza che lo rende sospettoso ed aggressivo in capacità di guadagnarsi un senso di autostima interno che gli derivi dalla capacità di portare a termine le cose che scaturiscono dalla propria volontà. Inoltre, trovare un forte senso di identità
che sconfigga il bisogno di affermarsi, sempre e comunque. L'azione deve essere direzionata, trovare una causa, e questo lo porterà a essere meno autocentrato, capace quindi di generosità vera e propria, rivolta anche agli altri. È un campione, un capo, e pertanto deve essere lui a guidare e non essere sottomesso all'impulso e all'istinto. L'ariete anatomicamente rappresenta la testa, che è un riferimento da un punto di vista psicologico dal fatto che la testa è chiamata a dirigere l'intero corpo dando intento e direzione. Ora passiamo all'ascendente ariete, ma prima di parlarvi dell'ariete proprio, vi voglio parlare anche che cos'è l'ascendente, che è l'ora, il momento esatto in cui il sole sorge all'orizzonte, e il segno del momento è evidente nel comportamento della persona, è il modo di proporsi agli altri, ma è anche la maschera. Da prima da bambino e poi da adulto la persona sente che per sopravvivere deve adeguarsi all'ambiente circostante con un determinato tipo di maschera, e se l'ambiente risponde bene fa fatica poi a staccarsi, perché questa è diventata una difesa. Ma è il progetto solare che bisogna andare per realizzarsi e vivere al meglio. Dunque l'ascendente ariete simboleggia di solito un parto veloce, magari improvviso o un po' in anticipo rispetto ai tempi previsti. Di conseguenza l'atteggiamento nei confronti della vita sarà impaziente e impulsivo. Tenderà a bruciare le tappe e a buttarsi a capofitto in ogni cosa con grande incoscienza, senza una previa valutazione della situazione e senza alcuna progettualità, a meno che non vi siano aspetti di Saturno che possano poi modificare questi atteggiamenti istintuali. Tutto ciò porta senz'altro l'individuo a mostrarsi sempre grintoso, ma non bisogna sottovalutare la sua latente insicurezza. È proprio questa che nel procedere nella vita lo costringerà a mettere in campo una dose massiccia di aggressività, per l'appunto funzionale a coprire la paura che regna in sottofondo. L'ascendente ariete appartiene a persone che nella vita tendono a iniziare tante cose senza poi portarle a termine, a meno che sempre il tema natale nel suo insieme non dica diversamente. In pratica si sprigiona tutta l'energia all'inizio per poi tendere a scemare piano piano di densità, soprattutto se si presentano problemi. E se l'ascendente ha aspetti dinamici, cioè fa aspetti con altri pianeti, può segnalare delle difficoltà alla nascita, nonché il ricorso a tagli cesareo o l'utilizzo di complicate strumentazioni, tipo il forcipe o la ventosa, che ingenerano ancora più insicurezza e paura, così aumentando il tasso di diffidenza e difesa nei confronti del mondo. Ora vi voglio descrivere alcuni personaggi che interpretano in maniera significativa il segno dell'ariete. Abbiamo, almeno questi sono personaggi che ho scelto io, Steve McQueen, dall'atteggiamento spavaldo, spericolato, con un carattere temerario, audace, a tratti quasi insolente ed arrogante, uno a cui piaceva viaggiare veloce e senza freni. Vasco Rossi canta "Voglio una vita spericolata", proprio come Steve McQueen. Lady Gaga, il lato più estroso ed ambizioso, coraggiosa oltre gli schemi. Le sue canzoni sono sempre al limite della censura e soprattutto per i suoi look stravaganti. Mina, anche se è uno pseudonimo, ma già il nome richiama una carica esplosiva con una forte personalità. In Roberto Bolle invece riscontriamo la forte volontà a realizzare il suo desiderio. Lui già a 5 anni voleva diventare un ballerino.
e non gli è mancata la forza di volontà per realizzarlo. In lui, lui esprime molto Marte con questa sua muscolatura. Vincent van Gogh, molto attivo come pittore, in un momento di rabbia, di ira, si taglia un pezzo d'orecchio. Poi ho indicato anche due politici, sono due donne perché danno inizio proprio a un qualcosa nella nostra Repubblica. Poi ne abbiamo un'altra, però ve la racconto dopo quella. Allora ho Tina Anselmi, una grande passione per la politica, è stata la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana. Nilde Iotti, una donna coraggiosa, ha dato anche scandalo. È stata la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire la presidenza della Camera dei Deputati. Per l'Ariete, il suo obiettivo è affermarsi. È un guerriero, ha uno spirito combattivo, ma non deve vedere sempre nemici da combattere. Deve perseguire obiettivi suoi, imparare a capire cosa vuole veramente e darsi il tempo necessario. Non lanciarsi a caso. Un aiuto lo avrà integrando del segno che ha di fronte, che è la bilancia. Dice Venere, che gli dice di scegliere le imprese e le battaglie, ma quelle che danno valore a lui. Inoltre, sempre la bilancia fa capire che esiste l'altro e non esisto solo io. L'anno scorso ho avuto la fortuna di partecipare a un seminario che l'ha tenuto la mia insegnante Clara Pozzi su Marte evoluto. E poiché le tematiche di cui si è parlato sono tematiche di cui oggi anch'io ho raccontato a voi e riguardano la rabbia, la paura e il coraggio. E siccome mi è piaciuto molto, mi piacerebbe anche condividerlo con voi e spero soprattutto di trasmettervi qualcosa. Parto dalla rabbia. La rabbia parte quando c'è un no. È una tematica umana, è la più pungente tra le emozioni. È la reazione istintiva quando desideriamo qualcosa e siamo bloccati da qualcosa che impedisce la nostra volontà e frustra la nostra affermazione. La rabbia ci travolge completamente, ci fa diventare paonazzi, perché è istintiva ed è legata all'affermazione di sé. È una fiammata violenta che, se viene trattenuta a lungo, si trasforma in odio distruttivo. Allora vuole rovinare e distruggere l'altro. A volte è anche autodistruttivo. Ma se la rabbia la portiamo a confronto con l'altro e riusciamo a fargli capire chi siamo, può risponderci, allora si arriva a un confronto nella relazione. L'odio invece è quando teniamo tutto dentro di noi e non c'è nessun confronto. Non ci esponiamo per niente e non accettiamo nemmeno la trasformazione che potrebbe accadere, ma non permettiamo nessuna trasformazione. Ma dare voce alla rabbia è esprimerla e lui ce la fa. Deve confrontarsi. Ma la paura di affrontare una situazione ancora sconosciuta, come farò? Paura delle proprie emozioni che portano a uno stato di agitazione e confusione. Dobbiamo dare voce alla nostra rabbia, perché è un atto creativo nei nostri confronti ed è l'unica via per imparare qualcosa di noi stessi e magari possiamo anche imparare che sappiamo affrontare qualche difficoltà nella vita. La rabbia ci dà un'informazione importante. Imparare a riconoscerla e a riconoscere le motivazioni, esprimerla e poi gestirla, canalizzare la rabbia e sublimarla, come con lo sport, con una corsa, con una nuotata. Comunque ci vuole coraggio per esprimere la rabbia e darle una forma nuova. La paura. Abbiamo paura, è quella difesa istintiva che a volte può salvarci, ma altre volte può imprigionarci. Stiamo nella paura tante volte, quando abbiamo paura a perdere l'altro,
paura della solitudine, paura dei conflitti. Ma poi, se rimaniamo nella paura, restiamo condizionati. Ci impedisce ogni possibilità di felicità. Io vi chiedo, c'è qualcuno felice pieno di paura? La paura è un elemento che ci fa stare allontanati, ci fa evitare il conflitto e fa diventare l'altro un nemico. Il coraggio, invece, è uno stato psichico di equilibrio fra il polo dell'aggressività e il polo dell'istinto di fuga. Se questo stato si sbilancia verso il polo dell'aggressività, noi possiamo avere quella modalità temeraria di essere di imprudenza e anche di violenza. Se invece ci spostiamo nel polo della fuga, finiamo nella paura, nell'ansia e nel terrore. A volte il coraggio è decidere di muoversi in avanti, altre volte è decidere invece di fare un passo indietro. È nell'individuo che mantiene una certa stabilità di fronte a una situazione limite prendere comunque una decisione. Però il coraggio senza la paura è uno stato comunque di temerarietà, uno stato di esaltazione, è un eccesso. Il vero coraggio ci permette di affrontare il rischio ed è la componente essenziale per arginare la tendenza a voler stare nella sicurezza, al desiderio di voler controllare tutta la vita, di non correre più nessun rischio. Se noi non usciamo mai da questa zona di comfort, in realtà smettiamo di vivere, entriamo in uno stato di sicurezza paralizzante. Ci sono proprio alcune terapie che dicono di rompere lo stato di comfort, interrompere, uscire dalle abitudini della vita. Quindi, senza coraggio non si muove niente. Il coraggio ci deve portare ad affrontare anche i nostri lati deboli. Allora possiamo gettare la maschera e mostrare chi siamo. La tematica da affrontare è l'importanza di avere il coraggio di essere se stessi, che ha a che fare con l'autenticità. E qui vi voglio raccontare una storia complessa, che è anche un dramma però, e parte da un uomo, un francese, è stato anche sui giornali, comunque si può vedere anche su internet, è Jean-Claude Romand. È un uomo che per tanto tempo ha avuto questa, sembrava normale, ha realizzato, gentile, compiacente anche. Lui è del 1954 e si iscrive a medicina e dopo un po' dà degli esami, va anche bene, ma nel 1975 comincia a fallire alcuni esami del suo corso. Ed invece di affrontare con la famiglia la verità, comincia a raccontare a casa che va tutto bene. Prende tutti e 30. D'altra parte, se deve non mentire, tanto vale farlo alla grande. Ma si laurea anche, fa una grande festa e fa credere tutti di essere stato assunto a Ginevra all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si innamora di una donna benestante, si sposa, ha due figli e visto che va in Svizzera tutti i giorni per lavoro, comincia a chiedere sia ai genitori che ai suoceri, che sono molto facoltosi, e poi anche ad amici e a parenti, dei soldi per investire in strumenti finanziari molto convenienti, allettandoli con interessi molto alti. In realtà però lui passa le sue giornate al bar, al ristorante o anche in biblioteca, e con un grosso impegno che è quello di creare sempre prove per sostenere questa sua falsa identità. Nel 1993 le borse cominciano ad avere delle turbulenze, quindi i suoceri cosa fanno? Cominciano a chiedere il capitale di ritorno, i genitori lo stesso, lui va nel panico, non sa più come fare e cosa fa? Fa una cosa terribile,
uccide la moglie, i figli, i suoceri e anche i genitori. Lui al processo dirà: come potevo procurare un dolore simile a mia madre, a mia moglie e ai miei figli? Perché lui comunque ha dato fuoco anche alla casa, ha ingerito dei barbiturici scaduti da 10 anni, quindi è riuscito anche a salvarsi. Ma lui che cosa ha fatto? Non è riuscito a riconoscere la sua verità a se stesso. Quindi lui pensava che, non riconoscendola per se stesso, anche gli altri non riuscivano a riconoscerla. Ma certo, lui non è dell'Ariete, lui ha un Marte difficile. Come un po' difficile ce l'ha anche Rita Levi Montalcini, che all'età di 17 anni lei affronta il padre, perché il padre l'ha iscritta a una scuola di professionale femminile, quelle scuole che allora nei primi 1900 preparavano le donne a essere brave madri, brave mogli, brave in famiglia. Ma lei dopo 2 anni non ne vuole più sapere e va dal padre e gli dice: senti, io non ne voglio più sapere di questa scuola, io voglio studiare. E il padre gli risponde: va bene, se tu riesci in un anno da privatista a fare tutti i 5 anni del classico, per me va bene. E lei ce la fa. Certo, sarà stato anche un'impresa titanica, ma lei ce l'ha fatta. Ha preso anche un Nobel. E, che dire, lei ha affrontato, ha dato battaglia al padre per difendere una sua volontà. E chi ha questo coraggio ha la forza di incoraggiare anche gli altri con il suo esempio e diventare carismatici. Per concludere, vi parlo solo di un libro di Marina Valcarenghi, che è una psicoterapeuta junghiana, e parla proprio del coraggio della felicità. E lei dice: riconoscere il proprio desiderio e dargli una chance è solo la prima parte dell'operazione. La seconda è seguirlo. Il desiderio mette alla prova l'anima, chiede di accettare i rischi e rinunce e di trovare il coraggio necessario. Per superare gli ostacoli che si mettono di traverso la nostra strada, si rende necessario trovare la forza dell'aggressività, cioè quella capacità autodifensiva che induce a fare tutto ciò che è necessario per andare avanti. Questa particolare, fondamentale forma dell'energia, senza la quale nessun progetto può prendere forma, aiuta a bruciare le pigrizie, abitudini, giustificazioni e giudizi altrui e ad affrontare un sacrificio finalizzato. Ma l'aggressività è necessaria, si attiva a partire dall'amore. L'amore è l'energia prima, il primo Dio, l'origine di ogni divenire. È l'amore che muove il sole e le altre stelle. Se non si ama il proprio progetto di vita, se il desiderio non diventa passione, se non brucia l'anima, viene prima o poi a mancare lo slancio necessario all'impresa. E come nell'antica fiaba narrata da Apuleio, Psiche deve riconoscere Eros e innamorarsi di lui per trovare il coraggio di affrontare le prove necessarie alla loro unione. Se l'anima, in altre parole, si innamora del proprio desiderio, allora si può partire per l'avventura. È vero che si può fallire inseguendo il proprio desiderio, ma un conto è averci provato e un altro è essersi arresi di fronte al rischio. Il fallimento è anch'esso un'esperienza, la rinuncia no. L'esperienza della sconfitta può essere formativa, la resa di fronte alla paura molto meno. E con questo vi do appuntamento al prossimo incontro, di cui parleremo del segno del Toro e del suo pianeta che è Venere. E che dirvi? Coraggio!